Allora, prima di iniziare, come sempre, voglio mostrarvi tre magliette che potete trovare sul sito www.pumpling.com, con cui collaboro ormai da un po' di tempo. E se vi interessano e vorreste avere quel 15% di sconto, potete utilizzare per fare acquisto il mio codice sconto VILASLO, che trovate in sovraimpressione qui sullo schermo. E questo vale non solo per le magliette appena mostrate, ma anche per tutti i prodotti in generale presenti sul sito, dalle t-shirt, agli zaini, alle felpe, alle scarpe, chi più ne ha più ne metta. Ma ora vado al ciancio, iniziamo subito con la recensione di oggi. Sigla! Dunque, ammetto che per il film di cui sto per parlare avevo un discreto hype e ho anche fatto un appello qualche giorno fa per invitarvi ad andare a vederlo, in quanto si tratta di un film al 100% italiano. Mi riferisco a Piccolo 18 per la regia di Jacopo Rondinelli ed è Ride. Allora, il film è del giovane regista Jacopo Rondinelli, ma viene presentato come un film dai creatori di Mine, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, i due Fabio, che hanno scritto sceneggiatura e prodotto la pellicola e la considerano un po' anche una loro creatura, senza nulla togliere però a Rondinelli, che ha fatto un lavoro secondo me straordinario. Ma andiamo con ordine, perché di cose da dire circa questo film ce ne sono. Allora, Mine a me era piaciuto e era un film italiano che andava un po' al contrario rispetto alla tendenza degli ultimi anni di realizzare film che siano diversi dal solito italiani, ma che non rinnegassero la propria italianità. Invece Mine era più un progetto che si rifaceva a quella tendenza, tutta anni 70-80, del nostro cinema, a travestirsi da cinema estero. Noi abbiamo realizzato una marea di film italiani che però erano girati in inglese e poi ridoppiati nella nostra lingua. Mine era così ed è così anche Ride. Infatti, se lo doveste vedere senza sapere che sia italiano, non ve ne accorgereste, il che per alcuni purtroppo è una cosa che va benissimo, perché molti sono proprio bloccati dal film in lingua italiana, non riescono a prenderlo sul serio. Io non capisco per quale motivo, io sono contentissimo se un film diverso dal solito non la rinnega la propria italianità, come ad esempio The End, L'Inferno Fuori, Daniele Misischia, però non faccio lo schizzinoso neanche quando trovo qualcosa di questo tipo, perché anzi è un bel revival di una tendenza ormai morta. Quindi abbiamo tra i protagonisti nel ruolo di Max Lorenzo, non ho mai capito se si pronunci Riquelme o Richelmi, comunque vabbè, lui che è stato secondo me bravissimo e ha anche il physique du rôle per la situazione. Il personaggio poi mi è piaciuto molto, perché i due protagonisti sono contrapposti, sono molto simili, solo che le attitudini che presentano sono diverse. Uno è un ragazzo che ha una famiglia, una figlia, l'altro invece è uno che si vive la vita in maniera, insomma, molto spericolata in tutto e per tutto, accumula debiti su debiti, insomma, si mette sempre nei guai, però alla fine sono entrambi molto simili, perché tutte e due hanno questa voglia incredibile di vivere al 100%, di provare emozioni, quindi scalano montagne a mani nude, fanno video su YouTube in cui si filmano mentre compiono azioni spericolate. Insomma, come personaggi a me sono piaciuti tantissimo. E la cosa che mi ha stupito è che io ero convinto che fosse una sorta di Battle Royale, o se preferite Hunger Games, che poi sono due prodotti molto simili perché la Colin si è dichiaratamente ispirata a Battle Royale per la sua saga letteraria, però con le bici da downhill. Cioè, mi sembrava un Battle Royale, un Hunger Games, però con le biciclette. Invece la storia è abbastanza diversa da quella che ci si aspetterebbe. Ci sono molte più sfaccettature. Inizialmente sembra una cosa di quel tipo, ma poi la direzione è completamente diversa. Allora, io sono rimasto allibito innanzitutto dalle tecniche di ripresa, perché è un film girato quasi interamente con le GoPro, ma non in stile hardcore, perché hardcore voleva emulare uno sparatutto in prima persona, e quindi tu avevi sempre la visuale in prima persona
di Henry, del protagonista, che peraltro per l'occasione non parlava perché aveva subito un danno alle corde vocali, ma era in realtà una citazione al fatto che la maggior parte dei protagonisti degli Sparatutto non parlano perché bisogna mantenere l'immedesimazione perché il personaggio in realtà poi sei tu che stai giocando perché vedi quello che vede lui. Quindi cercano di ridurre al minimo i dialoghi del protagonista perché il protagonista è il giocatore. Quindi fondamentalmente è una cosa un po' diversa rispetto ad Hardcore perché comunque abbiamo un sacco di riprese tradizionali, solo dal punto di vista di GoPro, droni e camere di sicurezza che sono posizionate per l'appunto in questa sorta di arena nei boschi, chiamiamola così. Ora, credo che siano riusciti a rendere al meglio questo modo di riprendere, perché non era una cosa semplice. Sono riusciti a non renderlo fastidioso, a non renderlo troppo movimentato, ma in maniera sbagliata, cioè non dà il mal di mare, se questo che volevate sapere. Quando mi hanno detto io vorrei vederlo, per esempio Hardcore mi aveva dato un po' fastidio. No, è completamente diverso. Le riprese sono più tradizionali, cambia solo però per l'appunto il tipo di macchina da presa e poi oltretutto è molto molto dinamica l'azione, cioè ci sono un sacco di momenti in cui loro fanno i numeri con le biciclette, momenti freneticissimi, però tutto risulta chiaro e non ci sono assolutamente scene in cui ho pensato mamma mia, adesso vomito. Anzi, mi è piaciuto il ritmo serratissimo che grazie a questa tecnica di ripresa sono riusciti a mantenere. Poi, oltretutto, per il 90% del film abbiamo una colonna sonora presente che è fantastica, con brani che spaziano dalla dubstep alla techno e che danno una carica incredibile, che è una musica diegetica, perché è la musica che hanno loro nei caschi. Hanno queste playlist selezionate per ciascuno di loro, con cui per l'appunto affrontano questa gara. Ecco, ho adorato questa cosa perché innanzitutto non mi capitava dai tempi di Mad Max Fury Road di uscire da una sala cinematografica e continuare a canticchiarmi una colonna sonora, non è che io voglia paragonarle, però il modo in cui mi sono entrato in testa è abbastanza simile e questo l'ho apprezzato perché è inutile dire che la colonna sonora è importantissima, soprattutto in un film dove le sequenze action sono molto particolari e hanno la parte da leone. Poi hanno imbastito una trama molto intricata. E se devo proprio trovare un difetto al film, lo troverei nel finale. Il finale, secondo me, è un po' troppo criptico, un po' troppo aperto, se vogliamo. Io credo di capire perché l'abbiano fatto. Perché Ride, così come era stato, per lo chiamavano Gigrobo ai tempi, è un progetto multimediale. Lo è stato anche per Il ragazzo invisibile, non so se vi ricordate il primo. Cioè, è uscito il film, ma il giorno prima sono usciti anche i fumetti e il libro di Aldo Barone. Ora, questi altri due media espandono, da quello che ho capito, la storia. Per cui, se si leggono, si vanno a capire altri aspetti del film, almeno da quello che ho potuto comprendere, poi magari mi sbaglio. Per cui, magari, volevano creare con il film un piccolo microcosmo che poi si può ampliare con fumetti e libro. Ora, però, non è che lo spettatore medio vada a pensare: wow, adesso vado a completarmi la storia con fumetti e libro. No, pensano: io vado a vedere il film, voglio che il film sia tutto conclusivo. Lo è perché è conclusivo, assolutamente. La storia del film inizia e finisce, però magari ci sono tante cose che uno spettatore vorrebbe sapere che magari non vengono spiegate. Non che sia un male, perché comunque alla fin fine siamo in un'epoca dove ormai c'è l'abitudine a farsi spiegare tutto, a non ragionare minimamente sulle cose. Quindi io penso che lasciare un po' di cose non dette e soprattutto lasciare certe cose all'intuito non sia un male. Quindi per me questo onestamente non è un difetto, anche se io avrei magari realizzato un altro tipo di finale, perché c'è una cosa che proprio è a me personalmente che non fa impazzire, perché non ho mai amato molto i finali che coinvolgono un certo elemento che non vi dirò, anche se qui era estremamente anticipato e aveva un suo senso, senza alcuna ombra di dubbio. Quindi non mi lamento perché a livello logico ci sta. Poi, secondo me, è stata vincente l'idea di mettere un personaggio come il cosiddetto Dark Rider, che avrete visto anche nei trailer, questo tizio con la maschera nera che insomma
tormenta un po' i personaggi e io su di lui voglio tipo 12 spin-off. Fatemi 50 film sul Dark Rider perché funziona tantissimo. Oltretutto ha questo modo di respirare nella maschera che è talmente feroce che sembra quasi che a ogni respiro stia sgasando con la moto. Ed è fatto apposta, è volutamente fatto apposta. Anzi, io credo che quello sia un effetto sonoro che è stato modificato apposta per avvicinarsi all'altro. Per cui è un film, secondo me, ricco di sorprese. Io mi sono quasi commosso perché avevo aspettative, ma non credevo che sarebbe stato così figo. Proprio qualcosa di completamente folle, qualcosa che in Italia finora non era stato mai tentato. Io sono contento che nel giro di un mese abbiamo avuto The End, l'Inferno Fuori, Zombie Movie italiano e Ride, che è un action che secondo me all'estero spaccherà i culi ai passeri. Qui in Italia mi auguro che la gente lo vada a vedere e quindi io vi consiglio di andarvi in sala. So che non è un film facile, non è un film per tutti, me ne rendo perfettamente conto perché ha un ritmo particolare, ha una storia che secondo me, ecco, altro difetto, forse avrei voluto distribuire meglio la trama, spalmarla un po' di più, inserendo un po' meno scene leggermente ridondanti a livello action, che però secondo me ci stanno da Dio, perché veramente questo film è un piccolo miracolo. Io l'ho amato, però ovviamente quando si parla di un film non si possono dire solo i pregi, perché di film che abbiano solo esclusivamente pregi ne esistono forse due o tre in tutta la storia del cinema, se è tanto, è uno di questi Quarto Potere per quanto mi riguarda, e non lo dico perché bisogna dire Quarto Potere, perché obiettivamente Quarto Potere, cioè, è da alzare le mani e dire va bene, ok, è qualcosa di totale da qualunque punto di vista, è innovato da un punto di vista anche tecnico, per cui non gli si può dire veramente un cazzo di niente. Ride non è Quarto Potere naturalmente, quindi i suoi difetti li ha, però a me personalmente è piaciuto da morire, ma veramente io sono uscito, ho pensato ma porca puttana, come cacchio hanno fatto a pensare ad escogitare una cosa del genere, anche perché altro elemento importantissimo all'interno di questa pellicola sono naturalmente gli effetti visivi, che sono presenti in maniera estremamente massiccia e che sono realizzati dai ragazzi della High Division. Ora, al nome High Division alcuni hanno drizzato le antenne e magari altri hanno pensato io li conosco ma non so dove li ho sentiti, ma sono sicuro di averli già sentiti. Sono i creatori di Metal Gear Solid Philanthropy, il fan film che avrebbe dovuto avere un seguito riguardante Metal Gear Solid, il cui sequel però purtroppo è stato bloccato a causa di quello che era successo tra Konami e Kojima, perché Kojima aveva apprezzato il primo e avrebbe voluto vedere un secondo capitolo, ma Konami ha fatto la vara e quindi ha detto no, mi dispiace, non potete, chiuso, perché poi i diritti erano stati venduti agli americani per il film, che peraltro si dovrebbe fare proprio in questi ultimi giorni. Sono arrivate notizie anche in occasione del 20° anniversario di Metal Gear Solid, quanto cazzo sono vecchio, santo cielo. Sta di fatto che per appunto loro hanno realizzato gli effetti visivi che sono bellissimi, e altra cosa che ho apprezzato è la commistione di riferimenti per quanto riguarda la struttura. È un film che si rifà alla cultura web, in un certo senso, se vogliamo, alla cultura più, non solo web, ma proprio quella digitale, perché abbiamo la struttura della gara che è un videogioco a livelli, con tanto di ostacoli, mano a mano che si va avanti diventa più difficile, insomma è un videogiocone, ma sono riusciti a non rendere una baracconata, e questo per me è fondamentale. Poi hanno ibridato anche proprio l'idea della spericolatezza che va adesso su YouTube e altre piattaforme web, capito? Quindi se andate su YouTube un sacco di video potete trovare con gente che scala palazzi, gente che fa verticale sul cornicione, robe allucinanti, si sono un po' riferiti anche a quello, per cui hanno cercato di far sì che Ride contenesse un po' tutti questi riferimenti che ne andavano poi a calibrare la struttura a livello proprio cinematografico, per cui io non posso far altro che alzare le mani e dire porca puttana cosa avete combinato, perché non lo so, io l'ho trovato bellissimo, mi ha divertito, mi ha
mi ha messo tensione perché c'erano dei momenti in cui io ero attaccato alla poltroncina pensando: ma adesso che cosa succede? Santa cena, che cosa sta per succedere? Cioè, capito? L'ho trovato proprio un film al cardiopalma, un action diverso dal solito. Ecco, quando si parla di film italiani che esulano un po' dalla quotidianità dei film che escono, chiamiamola così. Io neanche avrei, sare, neanche avrei pensato per sbaglio a una cosa del genere. Cioè, capito? Questo è innovativo non solo da un punto di vista del cinema italiano, ma in generale. Cioè, in generale, secondo me, è stra-innovativo, ma veramente. Per cui capisco che alcuni, magari, perché ho già sentito qualche parere contrastante, alcuni hanno detto, però è il finale, però non lo so, sembra che abbiano usato solo la forma e niente sostanza. Io non sono d'accordo. Secondo me la sostanza c'è, perché la trama ha una sua solidità, però, come in molti videogiochi, che per appunto vogliono giusto intrattenere, la trama è importante, ma è ancora più importante l'azione, ciò che vedi. Quindi hanno cercato un equilibrio tra le due cose. Poi ripeto, è un progetto multimediale. Io vi dico solo che dopo aver visto questo film, io mi sono fiondato in fumetteria, non ho trovato i fumetti, li ho prenotati e adesso comprerò anche il libro, perché adesso voglio saperne di più, voglio capire alcune cose. Ci sono delle cose che mi fanno pensare, che mi fanno venire voglia di espandere questo contesto, e io credo che il senso fosse proprio quello. Alcune cose sono lasciate in sospeso un po' perché magari vogliono fare un seguito, e un po' perché certe cose sicuramente le vanno a ampliare negli altri media, cosa che magari può essere anche considerata una manovra rischiosa, ma chi se ne frega, a me personalmente va benissimo così, io sono solo contento se si creano progetti di questo tipo. Poi dicevo, Rickard mi è stato bravissimo perché comunque ha dovuto interpretare un personaggio che non sai se amare o odiare, in alcuni momenti è simpatico, in altri è un cazzone. Alla fine non sa che cosa fare. La cosa bella è che i due personaggi a un certo punto iniziano piano piano a andare fuori di testa e tu li comprendi, li capisci, perché sei talmente coinvolto nell'azione che proprio empatizzi con loro tantissimo, con uno e con l'altro indistintamente. Poi c'è tutta una sequenza verso la fine che da un punto di vista registico per me è fantastico. Poi oltretutto sapete qua, la regia non è neanche facile da valutare dal momento che è una regia non... Cioè, le riprese sono tradizionali nel senso che abbiamo delle inquadrature per appunto magari frontali, di lato, delle inquadrature che possono essere semplici, tra virgolette, ma che sono vincolate da dove sono posizionate le GoPro. Quindi anche qui hanno dovuto studiarsi un modo credibile per ottenere certe inquadrature senza che tutto risultasse fittizio. Poi c'è un punto in cui cioè le GoPro iniziano ad avere, perché comunque questi qui sono nei boschi, combattono, vanno in bicicletta, cadono, eh? Le GoPro pian piano si danneggiano un po' e alla fine qualcuno si è inventato degli effetti, dei glitch, degli effetti proprio del malfunzionamento delle GoPro. Io li ho trovati realistici, devo essere sincero, no, no, no. Molti fanno, ma sono esagerati. No, non sono esagerati, molto semplicemente. Cioè, anzi, nel momento di maggior tensione sul finale, le macchine da presa iniziano a fare le bizze e quindi tu capisci e non capisci, cioè è ancora più bello, tu sei lì che vorresti capire come si risolve tutto quanto, ma hai la macchina, la videocamera che inizia a sbarellare. Questa cosa è fantastica, cioè io l'ho trovata molto interessante. C'è solo un effetto in realtà che non mi ha convinto, che verso l'inizio sono loro seduti su un cartellone luminoso e quello mi sembra di un finto incredibile, ero lì che dicevo mamma mia, però cioè proprio fintino. Però per il resto gli effetti visivi, i totem che sono una i totem checkpoint, che sono una chiara citazione alla tavola nera, alla pietra, alla cosiddetta sentinella di un'ora di Odissea nello spazio. Ecco, quelli erano molto suggestivi. Quindi, secondo me, allora, se vi ricordate, l'anno scorso è uscito Monolith, che era quel film della tizia il cui bambino piccolo rimaneva bloccato in questo fuoristrada super tecnologico che funzionava tutto con il pad, eccetera. Quello era stato per molti una cazzata, però era un film italiano che cercava un po' di, come posso dire, di andare un po' oltre i soliti schemi. A me non era dispiaciuto, questo però va ben oltre quello, cioè questo proprio ha una struttura, cioè si vede che hanno pensato a un vero e proprio microcosmo, un universo in cui far muovere dei personaggi, in cui
Oltretutto, con la base di questa storia, potrebbero realizzare altri film con altri personaggi, perché alla fin fine la cosa più importante è tutto ciò che sta sotto ciò che accade, non tanto la storia dei due personaggi, che può essere sicuramente interessante. Quindi io poi ho apprezzato il fatto che ti abbiano fatto capire una cosa fondamentale senza però che te la dicessero. Cioè, non c'era bisogno che la dicessero. Anzi, mi piace che rimanga l'ambiguità. Quindi davvero andate a vedere Ride, perché questo film andrebbe supportato, secondo me, a prescindere. Potrebbe dire, ma se fa cagare, ma non lo saprei mai se non lo vai a vedere. Poi io, ripeto, per quanto mi riguarda, è un film veramente che merita. Cioè, merita di essere guardato, merita di essere visto. Ha una buona colonna sonora, una buona regia, buone interpretazioni, una storia che comunque è interessante. Ripeto, i suoi difetti li ha, perché sarebbe sbagliato negarlo, però sono fermamente convinto che abbiano fatto un lavoro straordinario e che questo lavoro andrebbe supportato. E complimenti a Jacopo Rondinelli per essere riuscito a incarnare e a mettere sullo schermo un'idea così assurda in senso buono. Nel senso che era molto ambiziosa, scritta da due geni, che perché Guaglione e Siriano sono due geni, e per appunto è riuscito a dare vita a quella che era un'idea. Perché comunque alla regia c'è lui, per cui è anche stata una bella cosa che Guaglione e Siriano si siano fatti da parte, abbiano scelto un giovane regista, non che loro sono giovani anche loro, però hanno scelto un altro giovane regista in modo da rimescolare un po' tutte le carte in tavola, perché è giusto dare spazio anche ad altri che se lo meritano. Quindi loro danno il nome, mettono la sceneggiatura, eccetera, però poi mettono Jacopo Rondinelli in regia, che si è rivelato essere un bravissimo regista. E quindi chissà che magari dopo questo film non venga scelto per altre pellicole. Quindi è così che si fa il cambiamento, è così che si torna alle origini, perché ragazzi, l'importante è tornare al genere e stiamo tornando al genere. Stiamo uscendo da quello stagno limaccioso di due macrogeneri, commedia e dramma, e inizia a riaffiorare in Italia il genere. Film come questo fanno solo bene perché permettono ai produttori di dimostrare che il pubblico le novità le apprezza, le guarda, e quindi di continuare a dare la possibilità a registi e sceneggiatori che hanno qualcosa di importante da dire, di potersi esprimere. Per cui veramente guardate Ride, a me ha entusiasmato come non avete idea. Quindi questo è quello che pensavo del film in maniera più generica. Adesso vorrei parlarne in maniera spoilerosa per qualche minuto, perché di cose da dire ce ne sono un paio che voglio manifestarvi chiaramente. Quindi io vi abbraccio, nel senso che tanto, tanto, ma tanto bene. Se avete visto il film, non proseguite la visione di questo video. Se invece l'avete visto, adesso farò spoiler e quindi potete guardarlo. Quindi, se non l'avete visto, noi ci vediamo al prossimo vlog. Altrimenti, gli spoiler sono tra 3, 2, 1. Allora, innanzitutto, beh, il finale. Il finale, ve l'ho detto, avrei preferito qualcos'altro, perché io ho un problema molto serio con quei film che finiscono con una setta che ciccia fuori a caso, anche se qui era abbastanza evidente che ci fosse qualcosa di questo tipo, un po' tipo massoneria dietro a tutto quanto. Però diciamo che il finale con il protagonista rimasto, che magari chiami l'altro, che si mette la maschera mentre vede il Dark Rider che arriva, prende il pugnale, prende la maschera, fa un sorriso, si la mette, prende il pugnale e va verso la macchina da presa, che sarebbe il Dark Rider, urlando. Quindi ci sarà uno scontro all'ultimo sangue, perché c'è il presentatore che dice benvenuto alla fase 3. E uno potrebbe dire, sì, ho capito, ma la sostanza semplicemente è che questi due alla fine non avevano scampo. Cioè, una volta che sei stato scelto da questa setta che è antichissima, perché vediamo a un certo punto una teca con delle armi antiche, uno stendardo, quindi fa capire che in seguito anche alla frase che dice il personaggio di Clara a un certo punto, dicendo questo è il gioco più antico del mondo, loro non potevano scappare da questa sorta di setta, da questi pazzi. Poi la scena di loro che combattono alla fine per avere la pistola del proiettile è bellissima, perché lì proprio hanno, nel corso del film, fomentato i loro dubbi che avevano l'uno verso l'altro. E poi, verso le fasi finali, sui totem dei checkpoint continuavano a proiettare riprese segrete che mettevano dei dubbi a entrambi. Peraltro, la cosa di cui parlavo prima, che non è stata detta esplicitamente, ma che secondo me
è abbastanza chiara da tante cose e ho apprezzato che non l'abbiano spiegata chiaramente perché così ti lascio il dubbio, è che la figlia del protagonista, quello con la famiglia, in realtà è dell'amico, è di Max, perché la moglie ha un atteggiamento molto acido nei confronti di Max, ma poi scopriamo verso la fine che Max era presente quando la bambina è nata, mentre là il vero padre è in ospedale. E è abbastanza, cioè, mentre, scusa, mentre quello che è il presunto padre era in ospedale perché si era fatto male. E allora lui dice, mentre sta per combattere alla fine, perché tra tutte le persone del mondo mia moglie ha chiamato te? E Max glissa perché è chiaro che, per l'appunto, è per quello che la moglie ha un atteggiamento acido nei confronti di Max, perché ha avuto una storia, devono aver scazzato e hanno scelto di far finta che la figlia fosse dell'altro, quando in realtà se, molto probabilmente è dell'altro protagonista, scusate, è di Max in realtà, quindi mi è piaciuta questa cosa qua. Poi la questione del personaggio di Clara, anche lì era interessante. Il fatto che all'improvviso la corsa si trasforma in una minaccia, cioè io ero convinto che fosse una cosa del tipo: questi qui hanno le biciclette, devono cacciarsi tra i boschi e uccidersi. Invece no, inizia come corsa normale, poi piano piano ecco che arriva il pericolo, ma in realtà poi si scopre che sono sempre stati loro due, cioè non c'erano altri rider, erano solo loro due, quindi non c'è nessun tipo di battle royale, a parte lo scontro finale all'ultimo sangue, che però quella è l'esasperazione di tutto quello che sta succedendo. Poi si scopre che Max era stato pagato in più per convincere l'amico a non abbandonare la gara se ci fossero stati problemi. Insomma, anche il fatto che Max prima voglia andarsene, poi non se ne voglia andare, cioè torna tutto, torna veramente tutto. Poi anche la cosa di Clara che si rivela improvvisamente una stronza in combutta con loro, che però poi si scopre essere in realtà anche lei prigioniera di questa organizzazione, di questa setta. Chi sono, chi lo sa, spero lo spieghino nei fumetti o nei libri. Sta di fatto che mi piace anche l'ambiguità. Ma poi altra cosa che non viene spiegata e che ti fa capire che c'è dell'altro, magari lo spiegheranno in un seguito: quando ammazzano con i pugnali sacrificali Max, arrivano e allora non ho capito bene se gli estraggano o gli iniettino un liquido che poi è lo stesso liquido che hanno in questi barattolini. Quando alla fine il protagonista rimasto entra in questa villa che trova, ci sono tutti in giacca e cravatta e inizia la fase 3 di lui che deve combattere con Ryder e finisce il film. Ecco, cos'è? È un estratto di qualcosa? Che cosa sarà? Cosa sono? Cos'è quel liquido? Come se tutto ruotasse intorno a quel liquido. A me è venuta questa sorta di teoria. Che sia che hanno scoperto, ok, una sorta di siero dell'immortalità. Ok, che si può estrarre dagli individui che hanno subito una certa esperienza e che a un certo punto vengano sacrificati, come se avessero scoperto un rituale, ok, per estrarre questo siero di lunga vita che devono assumere periodicamente, solo però in date condizioni, che quindi la gara sia semplicemente un'evoluzione di questo rito che mette le persone in condizione di doversi affrontare alla fine con l'odio, perché dice alimenta la vostra rabbia, eccetera, e che quindi la vittima sacrificale sviluppi poi questo siero che viene estratto e che serve per l'immortalità. Può sembrare una cazzata, ma se ci sono arrivato, cioè se sono arrivato a pensarlo, è perché forse c'erano tutti dei piccoli suggerimenti che ti arrivavano a farlo pensare, perché alla fin fine sembra che la cosa più importante, cioè questo siero, prima lo vedi che lo estraggono, poi vedi che ce l'hanno nelle boccette dei Bartolini, vuol dire che ha una sua importanza. Quindi a me viene da pensare che tutto questo baradan si è messo in piedi perché il corpo umano di quello che viene sacrificato potesse sviluppare questo liquido. Magari è una cazzata, anzi, sicuramente è una cazzata mia, sono io che sono scemo. Però vabbè. Quindi, in sostanza, diciamo che Ride a me è piaciuto veramente da morire. Poi anche tutte le scene di loro che fanno i numeri in bicicletta. Ma anche tutta la scena quando sono nella green room. Quando poi li prendono gli iniettano, scusate, li gasano e quindi uno inizia ad avere le allucinazioni perché ha avuto il gas per la penalità, l'altro invece si sta paralizzando, deve prendere le epinefrine. Insomma,
L'azione è veramente al cardiopalma, è veramente frenetica, quindi io ho apprezzato la questione dei checkpoint, la questione di tutti questi effetti visivi con questi schermi che compaiono a destra e a sinistra. È un film, a mio parere, veramente interessante. Quindi questo è quello che pensavo in maniera più specifica di Ride. Io vi abbraccio, grazie mille tanto, ma tanto, ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo video, potete sapere anche voi in un commento qui sotto cosa ne pensate, così che è una nostra solita discussione, quindi noi ci vediamo al prossimo.